Oggi preferiti del mese! Che bello! Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Come ogni mese, eccoci qua, la prima domenica del mese, sembra quasi un appuntamento ecclesiastico, per decidere quali sono stati i nostri preferiti del mese, ma non solo i nostri, perché questo video è sempre in collaborazione con i nostri amici dei canali. No, lo so, non mi cogli impreparato, ma prendo tempo per cercare di fare risalire il ricordo. Benissimo, quindi, 55 Winston 55, Mauro e Antonio, ciao ragazzi! Ciao ragazzi, e poi la nostra bene. Amica dalla Sardegna, come si chiama? Marta, no, ma... come si chiama? No! Come si chiama? Ah, non lo sai, te lo dico io, si Marta, che in Sardegna se la gode a quest'ora, finiscila di avvicinarti e di avvicinarmi, mi dai fastidio. Marta! Un grande bacio al suo canale, La Cucina di Mami, o il suo nick, Kamartank. E allora... tutta roba molto semplice da ricordare, e quindi dai, basta cianciare, come dice Ombretta, ancora. E partiamo subito con le domande. La prima domanda, la scoperta fissazione del mese. Secondo me la scoperta fissazione del mese o fissazione del mese sì. Sono i Kinder Pinguini, non è una scoperta ma è una fissazione del mese, visto che ho dovuto riprendere a fare la dieta perché sono ben 104 kg. E ringraziamo questo canale per aver appesantito la nostra ombretta. No, me. Il mio, la mia scoperta fissazione del mese invece è lui, lo shakissimo Nescafè. Shaky. Allora, lo trovate nel banco frigo di ogni supermercato, sembra una promo, ed è fantastico ragazzi a dieta, è fantastico perché è soltanto 93 kcal con fibre un botto, perché ne ha 2,1 grammo, che per uno snack sono ottime, e poi proteine 6,8, quindi anche un buon apporto proteico, carboidrati 13,9, mentre grassi solamente lo 0,5%. Vabbè, anche un'altra cosa, che noia, 100% grammi, benissimo. Questo interessa le nostre amiche, allora sì, sapete sì. Cos'è? È una sorta di frappuccino... Vabbè ragazzi, con molte enormi virgolette, prendetelo con brava. Ecco, di frappuccino della Starbucks, poi lo shakerate, dopodiché se volete lo bevete così, altrimenti, come fa Ombrettina, lo mette in freezer, lo fa ghiacciare, quando non è proprio del tutto ghiacciato, ma è i tre quarti ghiacciato, ci sbriciola dentro un biscotto, shakera col cucchiaino e mangia una goduria. Tra l'altro non ci sono edulcoranti, è con lo zucchero. I contenuti sono latte scremato al 94%, zucchero, crema di latte, estratto di caffè, latte scremato in polvere, addensanti come la gomma xantana, la gomma di cellulosa, correttore di acidità e basta. Allora... quindi tutto sommato ha anche una buonissima lista di ingredienti, sempre buonissima tra i normi. Stiamo iniziando. Comunque, bene, questo video non finirà mai. Uno snack light che per l'estate ci toglierà dai guai. Guarda, tu hai bisogno di una camicetta di forza, non di una camicia di seta. C'è la ricetta del mese. Allora, io non ho saputo scegliere tra una. Tu le leggi fin sì, da tu? Sì. Io per me la ricetta del mese è la torta al cocco. Ciocco cocco. Per te qual è la ricetta del mese? Sono tre! No, allora, veramente! Se devo sceglierne proprio una è il pollo insalata avocado, era buonissimo, però per quelle più godoriose la ciambella all'arancia è strepitosa ragazzi, e la torta girellosa è troppo, la torta salata quella tutta a spirali è molto coreografica, è molto bella per le cene d'estate. Queste tre. La verdura o frutta del mese, per te qual è? La verdura o frutta del mese? I pomodori. Invece i miei frutti preferiti, cosa fai quella faccia, sono, in questo mese ho mangiato un bel po' di frutta sciroppata, monella ombretta, ma tra quella sciroppata che mi è piaciuta di più ci sono i licis, buoni, gli occhi bravo, di drago, bravo. Cioè sono, li abbiamo presi alla Lidl che c'era l'offerta asiatica, e sono appunto questi fruttini che secondo me al palato sanno di rosa e sono buonissimi, provateli. Comprate gli occhi di drago, non le altre cose di drago. E poi... l'avocado anche ha fatto il suo bel perché a casa brava. Nostra questo mese. Poi, la schifezza del mese. Per te
il Kinder Pinguì. Per me è il Kinder Pinguì. E invece per me è la fetta al latte. Perché noi quando ci mettiamo a dieta, io mangio la fetta al latte. Ce l'abbiamo nel piano alimentare. Quindi lui mangia il Pinguì, io mangio la fetta al latte. Voi direte, che dieta è? È una dieta dove si mangia un po' di tutto. Poi funziona, prima o poi funzionerà, però... L'acquisto del mese, che abbiamo comprato questo? Allora, secondo me l'acquisto del mese è stato un investimento per la nostra salute, sono state le pentole che potete vedere nella haul dell'IKEA, che vi metto qua tra le schede informative sul mio altro canale Ombretta. Abbiamo rinnovato il set di padelle, quelle con il rivestimento, che si erano... Con rivestimento in teflon, si erano, e quindi donne, mi raccomando, guardate bene le vostre padelle, se la padella è graffiata... Buttatela, tanto ormai con le offerte che facciamo anche noi qui su 2 cuori una K, quindi prendendo il nostro set 2 cuori una K con spessore alto 1 centimetro. Io. Tu, brava, perfetto. Quindi state attente, cambiatele, guardatele, perché il teflon fa male. Quindi guardate anche il video, così potete vedere cosa abbiamo acquistato. Sì, il teflon fa malissimo, erano scorticate e le abbiamo sostituite. Va bene così, andiamo avanti. Poi, il prodotto apri e gusta del mese, sicuramente i gelati in vaschetta. Segnalo, lui vi segnalerà, vabbè, tu quello al cioccolato. Dillo tu, ormai che vi l'hai... segnalo il Cardor al cocco. Buono. No, ragazzi, buono. Non ce n'è per nessuno. Il Cardor al cocco è speciale, come dicono quelli colti. E anche quello al cioccolato fondente non è così, male. Così, tartufo? Cioccolato fondente. E insieme sono strepitosi. Fantastici, buonissimi. L'elettrodomestico del mese, prepotentemente, arriva la primavera e come sempre, io sempre controcorrente, comincio ad usare il forno come una pazza. Io il forno lo uso sempre come una pazza, il nostro forno chiede pietà, ma d'estate, in primavera, io non sto più ai fornelli, ma infilo tutto in forno. Basta, hai il forno, brava, e quindi tu è vero, tu infili tutto al forno, sei una sorta di strega di Hansel e Gretel. È vero, e invece poi lo spezzafame del mese... Sono state 2 schifezze, potremmo metterle anche alla schifezza. Ma io te lo posso dire che come spezzafame ce l'ho, il mio spezzafame, quindi, ce l'ho questa volta. So. È il Ringo alla vaniglia che gli ruba a mio figlio, sì, infatti. Vengo rimproverato di rubare i biscotti a mio figlio, ma in realtà non è così. Io li condivido con lui. Posso dire la mia schifezza? Dopo. Sì, qual è la tua schifezza? La mia schifezza è che è buono, che mi piace. Bravo, hai ragione. E che mi rupo a papà. Non è vero, non rupo. Immancabile Sai che Bon, vino di 2 cuori una K. Guardate, la Sai che con chi è che ne produce Sai che Bon? Mi pare la Star. La Star ci deve fare una statua d'oro solo per la promo in diretta che gli stiamo facendo. Veramente. Allora, mentre per quanto mi riguarda è il Tronchi al cioccolato, quello al cioccolato amaro, perché anche quello ce l'ho nel regime dietetico, come spezzafame io sto usando quello. Ma tu non hai quello fondente, ricordatelo. Vabbè, buono uguale. Vai. Poi, il troppo caro del mese, ma direi anche il troppo buono del mese, è la pasta di legumi. Parlacene un po', però in modo sintetico, come sai fare tu? Al bio ho scoperto la pasta di legumi, c'è di piselli, c'è di lenticchie nere, rosse, verdi, e c'è di ceci e c'è di altri mille legumi. È buonissima, a differenza della pasta di cereali, di grano, a me ha una diversa tabella nutrizionale, seppur lo stesso apporto calorico, perché naturalmente qui sono presenti molte più fibre, si avvicinano veramente molto al legume naturale. Attenzione, sono fatte con farine di legumi, non con legumi pestati e compattati, tranne quella di ceci, che invece è proprio la stessa tabella nutrizionale dei ceci, quindi è come se mangiaste ceci a forma di fusillo, per intenderci, e sono molto buoni. Perché l'ho presa? Perché io ho nel mio regime alimentare un tot di legumi come primo piatto e un tot di legumi come secondo piatto per avere una porzione. Con la pasta ne vengono quasi 80 grammi ed è un piattone di questa pasta. È un piattone, sì, è vero. E quindi mi sazio molto bene e ho il mio carico proteico, tengo a controllare, controllo i carboidrati e sto a posto. Troppo caro, 250 grammi, 3,50 euro, mi pare un po' troppo caro. Possiamo abbassarli questi prezzi anche considerando quanto costano i legumi, no? E allora? Ah? Ah? Ah?
Poi andiamo avanti. Lo scaduto del mese, cielo! Ah, yogurt Milbona. Sì, sì. Questo, questo è al limone, vabbè, ma noi abbiamo tutta la stecca scaduta, non ti preoccupare. Che vergogna. Ed è scaduto, tada, il 6, dov'è? Il 16 maggio. Io ragazzi, vi invito. Però lo mangerò, vi invito. A scrivere qua sotto, a Ombretta, riferito a Ombretta, giustamente. Devi stare più attenta. Per quanto riguarda invece questi, comunque, non nulla di che. Io li mangerò in questa settimana, quindi. Bravo. A meno che proprio non sappiano di acido, ma vi farò sapere. E quindi, soprattutto se mi rivedrete. Da yogurt a lassativo, vedremo come andrà. Poi. Vabbè, diventerebbe il prodotto panacea. Ah. Allora, la ricetta che più desideriamo realizzare e che ancora non abbiamo realizzato, ma che realizzeremo. Allora, io ce l'ho perché me l'hai fatto venire tu in mente. Una voglia matta di iris al cioccolato. Bello, l'hai fatto venire tu, fare. Sì, bravo, l'hai visto, te l'ho messo in mamma. Ma siamo a dieta, non lo possiamo fare. Maledetta dieta. Siccome questa cosa che sto per fare, e le sto per fare proprio sul video, piacciono a Enzo, i nascondini del mulino bianco fatti in anche casa. Quindi molto presto state qui e aspettate i nascondini che arrivano. Quindi incominciate a contare. Ma questo mese ci siamo scofanati l'inferno di messicano, perché Enzo è nel mood cowboy e quindi ogni 5 minuti mi chiede di andare al ristorante dei cowboy. Ora facci vedere il cappello, vai a prendere il cappello da cowboy. Ed ecco qui il cappellino. Abbiamo del le cowboy. Prove. Enzo ha fatto anche la recita con i cowboy. Ti sta proprio bene. E quindi adesso cowboy tutta la vita e fagiolate come se non ci fosse un domani, non è vero, però tortillas. Arriva, ti animo. Tortillas, tutto quello che è. Che il mondo, il panorama dei cowboy. E quindi, bene. Le ambientazioni sono belle, andiamo avanti, abbiamo finito. È stato veramente un bellissimo video. Scusatela se ogni tanto parte con i suoi deliri mentali, ma è così. Se mangia roba scaduta, prima o poi qualche cosa dovrà pure accadere. Va bene. Bene, e quindi noi salutiamo i nostri amici con cui collaboriamo sempre molto volentieri e sempre con grande saluta gioia. Saluta Mauro e Antonio. Bravo. Non ciao. Si può fare... Bravissimo. E saluta anche Marta. Ciao. Ecco, Marta, Mauro, Antonio. Ciao, ci vediamo il prossimo mese, sempre sui preferiti e con voi. Rimanete lì perché ci vediamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao. Fiha.